Signore e signori, la nuova campionessa, la nostra Laura. La busta, la cifra, 190.000 euro. Si parte come ieri, nella fantastica ghigliottina di Cristina, da 190.000 euro, prima neanche a farla apposta, perché poi l'eredità, la vita, delle piccole magie, noi ci siamo tutti, c'è tutta la famiglia, Andrea, Samira, tutto il famiglione eredità, neanche a farla apposta, la prima ghigliottina di Laura, stasera è pure il compleanno di Emma. La figlia, se non dobbiamo dire l'età, auguri Emma, mamma gioca, per scaramanzia non diciamo niente, la cuffia con calma, Emma festeggia e tifa da casa insieme al resto della famiglia, noi ci sostituiamo, siamo la famiglia acquisita di Laura, quella dell'eredità, che fa il tifo per lei, comunque per ora è serata di festa, buon compleanno Emma, adesso vediamo se mamma, ci siamo capiti, vado? Vai. E allora, prima scelta, prima coppia di parole per la nostra nuova campionessa. Laura, ti propongo legge e giudice. Legge. Ghigliottina. Non ci sconfortiamo troppo, può capitare. Dimezziamo. Andiamo avanti, dopo giudice, onore, rigore. Onore. Ghigliottina. Brava. Adesso, la terza. Fedele, vicino. Vicino. Ghigliottina. Concentratissima Laura, ci mancherebbe altro. Agenda. Azienda. Agenda. Ghigliottina. Brava ancora una volta. Brava la nostra campionessa Laura. E adesso, per concludere questa fase, esperto oppure tecnico? Tecnico. Tecnico. Ghigliottina. Non dimezza più, solo una volta. E quindi Laura giocherà per 95.000 euro. Giudice, onore, vicino, agenda, tecnico. Un minuto da ora. Vai Laura. Scrive piccolo piccolo la campionessa e chissà cosa ha scritto, non, qui non conta quanto sia grande il carattere, qui conta la parola, quella là, se è quella là, facciamo festa anche stasera come ieri sera, 95.000 euro, si può levare la cuffia, ti puoi levare la cuffia, Laura non serve più rimanere lì da sola con i tuoi pensieri, adesso possiamo piano piano condividere
giudice, onore, vicino, agenda, tecnico. Ah, proprio come ieri sera Cristina, ah, dimezzato soltanto una volta, poi è stata bravissima, un percorso praticamente netto. Speriamo che lei, se non diciamo niente, continui a fare gli auguri ad Emma. La, si può dire ancora piccola? A 20 sì, e qualche piccola, si può dire ancora, no, perché sono subito adulti, eh. La meravigliosa piccola Emma, figlia di Laura. Per me è sempre piccola. Come? Per me. È per quello che chiedevo, però, dico, sai ragazzi, poi mia madre ancora adesso. Te sei coperto? Dico sì, ma... Allora, e non sono più, ahimè, propriamente piccolo, ma per le mamme hai ragione, lo saremo sempre. E... Allora, giudice, onore, vicino, agenda, tecnico. Una delle cinque, due su cinque, tre su cinque, nessuna ti ha portato sì. alla parola che hai scritto? Addirittura avevo due strade, ho seguito due ragionamenti, poi ovviamente ne ho scelto uno solo. E speriamo che sia quello giusto. Giudice, onore, vicino, agenda, tecnico, giri tu, giro io, dimmi. Gira tu. Vado. Allora, per 95.000 euro, questo è il ragionamento che ha prevalso, sì, ovviamente. Sì. Ma ci dici pure l'altro, rimaniamo così? Vediamo. Vediamo. Beh, ragazzi, pace. Sia che tu vinca realmente 95.000 euro, no, quella parola là nel nostro cuore, nel mio cuore, vince sempre. È un'attitudine, è un modo di voler vivere, essere, stare in pace con tutti. Stare in pace con tutti e con tutti. E... Prego. Allora, giudice di pace. Giudice di pace, perfetto. Quello era insomma abbastanza semplice. Poi... fare pace col vicino, questo no, non è un dettaglio e non è manco facile, ecco, però infatti, sono le cose difficili che cambiano vicino, in meglio il mondo, beh. E poi onore alla pace, bisogna certo. comunque sempre onorarla, eccetera. Un'agenda di pace, un'agenda, una serie di, come dire, di interventi, una serie no? di passaggi che possono portare alla pace e ovviamente che ha questa agenda in possesso del tecnico. Documento peraltro delle Nazioni Unite. Poi ecco, quello che mi ha un po' lasciato come dire, perplessa è stato tecnico di pace, però può anche darsi che ci sia una figura, e mi auguro che ce ne siano tante presto, che operino chi volte lavora per la pace adesso può passare come concetto, pace. Chi lavora per la pace, chi si adopera per, chi costruisce appunto occasioni, certo. l'agenda appunto, occasioni di pace, occasioni per parlare, per andare verso la pace, lo potremmo certo. anche definire. L'altro percorso invece era più insomma, era meno ovvio. Sono partita dal fondo, sì. suono, tecnico del suono, il vicino fai rumore, chiama poi il giudice, devi poi andare dal giudice, però non mi sembrava poi tanto, è una quindi cosa un pochino più suono, tortuosa. Poi un'agenda col... tecnico del suono che fa rumore, eccetera, fa rumore. Al vicolo vicino, il vicino lo denuncia e va poi dal giudice, però meno male che l'ho abbandonato. Ragazzi, è bellissima l'evoluzione della ghigliottina. È una storia. Ma ragazzi, è un esercizio teatrale di improvvisazione, ti do le parole e mi costruisci una storia. C'è un giudice, cosa però, costruire. Meno male che l'ho abbandonato. Il vicino fa rumore, arriva Diodato, canta. Esatto, sì. Fai rumore, l'agenda e tecno, mo me lo segno. Sì. Guarda, nei miei sogni di eterno bambino, ma no tanto per far quello, mettete dei fiori nei vostri cannoni. Chi mi conosce lo sa, quello nel mio piccolo faccio da sempre. Senza dire i nomi, aiutando di qua, aiutando di là. E tu hai scritto quella parola meravigliosa, pace, che è perfetta con la nostra. E spero, appunto, non tanto per fare l'animo quello bello, che quanto prima, perché non c'è solo... questa guerra che ci leva il sonno e ci dà mille e mille pensieri, l'Ucraina. Ce ne sono. Quando il Papa, tanto tempo fa, ha detto c'è la terza guerra mondiale nel mondo, solo che siccome è spezzettata non la notate. Ma c'è già la terza guerra mondiale. È spezzettata perché c'è di qua, c'è di là.
E io spero che la nostra parola della ghigliottina insieme alla tua pace quanto prima sia realtà in tutto il mondo, ne abbiamo bisogno, non vi fate ingannare, nessuno è, come dire, fuori tiro, nessuno è al sicuro, non siamo al riparo, anche se pensiamo di esserlo. E allora ti dico, mi hai regalato la possibilità di chiudere in maniera non solo poetica, però continuando a dire questa parola, perché la nostra parola che cercavamo, giudice, onore, vicino, agenda, tecnico, noi stiamo giocando separati da un tavolo. È il vostro sogno arrivare al tavolo della ghigliottina, perché ad esempio nel basket c'è il giudice di tavolo, tavolo d'onore, gli sposi, quando il nostro Angelo col figlio Flavietto, c'era anch'io, si è sposato, la famiglia dell'eredità, c'era il tavolo d'onore degli sposi, il vicino di tavolo, sceglietelo bene, se il matrimonio diventa infinito se toppate il vicino al tavolo, ve fa sanguinare le orecchie di aneddoti, ricordi inutili, agenda da tavolo di grandi dimensioni che permette di fissare appuntamenti ed altro, tavolo tecnico, appunto la politica dice facciamo un bel tavolo tecnico, ma quello che mi dà la possibilità, e spero che Luigi con la regia stringano tantissimo, che quanto prima sia quello da formare, creare per davvero un tavolo di pace, per la pace. E non è che ci siamo messi d'accordo, tavolo di pace come questo tavolo qua, che è di gioco e di pace.